Allora, approvazione convenzione valuta tra l'Unione delle Antichi Borghi di Valle Camoniche e i comuni di Vienno, Borgo Breno, Ravenio, Miardo, Ossio e Prestito per la gestione associata di quattro funzioni fondamentali. Allora, su questo diciamo che stiamo seguendo la lettera, quello che è la normativa che prevede che ovviamente noi dobbiamo dare entro il 31/12/2012 il conferimento almeno di quattro funzioni fondamentali. Dopo ampia discussione, eventualmente se poi il consigliere Gianni vuole dire qualcosa, abbiamo convenuto tra i vari sette comuni di conferire all'Unione quattro funzioni amministrative fondamentali, che sono il SUA, la polizia locale, la protezione, la funzione di protezione civile, non un gruppo, la funzione di protezione civile, cioè vuol dire è tutte le funzioni inerenti in caso di calamità ad un comitato intercomunale di controllo e di gestione delle calamità. E la quarta è il ruolo rifiuti, solo per quanto concerne però l'andare ad allacciare un nuovo contratto con Valle Camonica Servizi, che eroga il servizio, insomma. Ecco, dunque sono queste quattro funzioni. Diciamo che diciamocelo anche chiaramente, che è la normativa che ce lo impone. Tra le altre cose, entro il 31/12/2013 tutte le funzioni, se la normativa resta a questa, dovranno essere conferite all'Unione, e dunque l'Unione diventerà gestore di tutte le funzioni. Si sta cercando di trovare la forma meno impattante per le amministrazioni comunali, per poter lasciare gli stessi soldi, le stesse figure, gli stessi servizi, ma comunque facendo capo all'Unione. Sostanzialmente questo, ovviamente c'è una convenzione quadro che legittima quello che vi ho appena detto, e a breve dovranno essere firmati dai sette sindaci per l'attuazione di questa cosa. Ovviamente sono state portate in tutti i comuni queste convenzioni quadro e verranno messe così come sono, insomma. Cristian, se vi sono domande, come suggerivo Franca, se riesci magari a spiegare cosa cambia per il cittadino, se magari qualcuno ha qualche preoccupazione, fondamentalmente non cambia assolutamente niente. Non cambia niente, no, non cambia niente. Altro? Volevo solo dire, sono chiamate funzioni fondamentali, perché prevede alcuni tipi di sì. Sono proprio quelle. Sì, no, giustamente Franca, spieghiamo, cioè tranquillizziamo anche i cittadini, nel senso magari dicono Dio mi serve di farmi aprire, devo aprire il contratto dei rifiuti, chissà cosa devo fare, chissà cosa devo, dove devo andare, non cambia nulla. Per questo poi. Allora, visto che siamo sul discorso di Valle Camonica Servizi, un'anticipazione che però ovviamente prendete con le pinze, perché il lavoro che ci sta dietro è tanto e anche difficoltoso. A noi scade la convenzione il 31/12/2012, verrà prolungata così com'è per 6 mesi. In questi 6 mesi, siccome non siamo gli unici che diamo in scadenza di convenzioni, l'Unione dei Comuni porterà con Valle Camonica Servizi a una nuova convenzione. Tra l'altro siamo ambiziosi in questo, nel senso che si vorrebbe cercare di portare la famosa raccolta puntuale. Che cos'è la raccolta puntuale? La raccolta puntuale è quello che dovrebbe aumentare la percentuale di raccolta riciclata, che ha una doppia valenza. Primo, per una sensibilità maggiore al territorio. Secondo, ad un abbassamento delle tariffe. La gestione di questa cosa qua si è impegnato il Presidente dell'Unione, Domenichini, il 5 dicembre va nel comune del Bellunese, chiedo scusa, non mi ricordo il nome. Bravo,
in cui riescono a fare il 90% della raccolta riciclata. Tanto per darvi un dato di riferimento, Osimo fa circa il 22-23%, dunque siamo molto lontani. Loro fanno la raccolta puntuale, che cos'è? Sistemi di cassonetti dove ognuno va con la propria tessera sanitaria, si apre il cassonetto e si butta la cosa. Ovviamente Valle Comunica Servizi non è dotata di questo. Contestualmente però, proprio ieri ho avvisato il Presidente dell'Unione, c'è un bando provinciale che apre i termini per potenziare la raccolta differenziata. E questo bando sarebbe anche per la costruzione di nuove isole ecologiche, anche intercomunali. Mi sembra assurdo pensare ad una cosa del genere, perché spero e confidiamo nel vicino comune di Bono che entro il 2020 ci diano una bozza di convenzione per farci capire se ci vogliono o meno. Al di là delle battute, ovviamente si sta lavorando per questa cosa qua. Entro aprile ci si è impegnati ad avere la nuova bozza di convenzione che ovviamente porteremo in consiglio comunale. Essendo 7 comuni la controparte, ovviamente abbiamo più appeal in senso di sconto commerciale, perché ovviamente la base non sono solo i 1452 abitanti del comune di Osimo, ma sono circa 16.000. Dovremmo diventare più accattivanti sul prezzo di mercato da trattare. Ovviamente però vi terremo informati nelle prossime sedute, insomma, perché è anche una trattativa piuttosto lunga, soprattutto con la normativa che cambia tutti i giorni in merito a questa convenzione. Se vi ha altro da chiedere? Favorevoli? No, non ci sta. Però se dobbiamo andare a firmare, no.